Carissimi amici ed amiche, benvenuti sul canale. Questo è un giorno particolarmente triste per uno dei casi che avevamo iniziato a seguire, quello della povera Giulia Tramontano che è stata uccisa, il suo corpo è stato ritrovato poco distante da casa, dietro una palazzina in un terreno. L'aveva uccisa il fidanzato Alessandro Impagnatiello. È uno dei tanti femminicidi, quindi non ci sarebbe da essere, come dire, forse tanto meravigliati, ma questo è un caso particolare perché questa ragazza, 29 anni, portava in grembo un bambino, era incinta di 7 mesi, quindi con lei è morto pure questo bambino. Non ci sono giustificazioni di sorta, ma veramente è qualcosa che lascia senza parole. Questa ragazza, diciamo, circa 4 anni fa aveva inseguito il suo sogno d'amore, aveva lasciato il suo paese qui in provincia di Napoli per seguire l'amore. L'amore credeva di averlo trovato in questo ragazzo, ma questo ragazzo conservava una doppia, forse una triplice personalità. Aveva già un bambino con un'altra donna, ma poi è stato scoperto che a livello parallelo aveva un'altra storia con un'altra ragazza straniera americana, dalla quale pure aspettava un bambino e questa ragazza era andata ad abortire. Però questa ragazza americana a sua volta era stata ingannata, perché sembra che lei non sapesse dell'esistenza, diciamo, della fidanzata ufficiale Giulia, e Giulia non sapeva dell'esistenza di quest'altra ragazza. Quindi vedete questi triangoli amorosi, questi imbuti emotivi che a scadenza si ripetono questi imbuti emotivi, si ripetono queste tragedie. Sicuramente, da quello che si è saputo, c'è stato la scoperta, il chiarimento, c'è stato il litigio forte, sicuramente la ragazza che si è confidata con l'amica, con la mamma, e lui non ha retto a questo litigio e nella serata, nella notte, fra sabato e domenica scorsa, l'ha uccisa. E le modalità pure sono, vedete, particolarmente atroci, perché l'ha uccisa con un coltello, quindi ha avuto delle coltellate questa ragazza, tant'è vero che sono state trovate delle tracce ematiche nella macchina, perché nella notte, che cosa ha combinato questo ragazzo? L'ha caricata cioè l'ha messa in un lenzuolo, l'ha caricata sempre da solo in macchina, ha fatto qualche chilometro, ha trovato questo, insomma, questa zona dietro una palazzina che dava su un campo in disuso dove c'era un solco, insomma, a malapena l'ha messa là dentro e ha tentato di darle fuoco. Ha tentato di darle fuoco 2 volte. Una volta si era portata l'alcol etilico, quello là che normalmente si è in casa, non è riuscito, ha preso la macchina, ha fatto diversi chilometri. Andato a prendere benzina, ora sembra che nemmeno con la benzina ci sia riuscito, evidentemente almeno su questo non era pratico, e quindi poi l'ha coperto a malapena e l'ha lasciato lì, questa zona, diciamo, abbandonata. Poi, messo sotto pressione, ha confessato. Vedete, si parla anche, qualcuno parla di complicità, che è difficile che egli abbia potuto nella notte trasportare il corpo di questa ragazza, che comunque era una ragazza pure di una certa altezza, circa 1,68 m, 1,69 m, che portava in grembo un bambino. Certamente non era facile, ma io credo proprio che abbia a malapena comunque fatto tutto da solo perché queste sono delle cose così assurde, atroci, brutte, che non credo proprio possa aver trovato un complice. Chi mai si poteva prestare a una cosa del genere? Il delitto
certamente non si può pensare sia premeditato. È stato un delitto, diciamo, chiamiamolo d'impeto, di cattiveria più che altro, perché lui non ha retto alle sue responsabilità ed è finita così. E quindi credo che non ci siano sicuramente complicità di alcuno, che stando così le cose lui debba pagare la massima pena, una pena che però non ripagherà mai la famiglia, il dolore di tutti gli amici, della mamma, di tutti i familiari. Per una ragazza bella, solare, una ragazza che, ripeto, seguiva un sogno, vedete, molti ragazzi, ragazze di questi paesini dell'Interland napoletano spesso vanno all'estero, vanno in queste città del nord Italia per cercare fortuna lavorativa e molte volte trovano l'amore, coronano questo sogno, questa realizzazione che voleva e credeva di aver raggiunto anche Giulia. Così non è stato. Vedete, veramente la notizia nelle prime ore del mattino mi ha colto, diciamo, con un grande dispiacere. Non è che non si sapesse, cioè che non si potesse prevedere, perché era chiaro che lì o c'era stato un colpo di testa della ragazza che aveva cercato il suicidio per essere tanto dispiaciuta, oppure lui l'aveva ammazzata, l'aveva fatta sparire, ma al 90% era così, si parlava di omicidio perché la ragazza aveva un rapporto così particolare, soprattutto con la mamma, con i suoi familiari, di un grosso affetto, per cui mai si sarebbe allontanata senza dare notizia di sé, e per il bambino che aveva in grembo mai avrebbe fatto un gesto inconsulto. Peccato, è finita così, l'ennesimo femminicidio, l'ennesimo imbuto emotivo, e i casi che noi trattiamo di solito finiscono così. Finiscono così perché a un certo punto c'è qualche uomo che non regge al peso di una situazione e dà adito a una violenza feroce. Molte volte è così. L'imbuto emotivo esiste in tutti o quasi tutti i femminicidi. Ci dispiace. Se ci saranno novità, notizie, ma poco probabilmente, credo a ciò, vi terremo informati. Purtroppo Giulia Tramontano ha trovato la morte per opera di quello che lei credeva essere un amore e non lo era. Un abbraccio a tutti quanti voi, buona giornata.